Ciao a tutti, bentornati ad Indopaint, puntata del mercoledì, puntata che comincia come sempre dalla finale scudetto, gara 4 è dell'Olimpia Milano che scappa nel quarto periodo e si impone alla Virtus Bologna per 77 a 62, duello di altissimo livello tra Shields e Shengelia, 21 punti a testa, ma come detto le Vunere crollano nei 10 minuti finali subendo un parziale di 22 a 7 dopo un prima parte di gara, anzi una prima mezz'ora di gara in totale equilibrio. Andiamo a vedere le parole nel post gara. Partiamo dal coach di casa Ettore Messina che ha dichiarato: grazie al pubblico per lo straordinario sostegno, siamo molto grati. Stasera, ha detto poi il tecnico biancorosso, siamo stati meno lucidi in attacco ed abbiamo anche attaccato situazioni con poco spazio. Ad un certo punto poi ci siamo innervositi per qualche palla persa. In difesa invece abbiamo recuperato 14 palloni, una cifra elevatissima, e questo poi ci ha dato fiducia anche in attacco. Di diverso avviso, meglio, di diverso umore, Sergio Scariolo, che ai microfoni della conferenza stampa ha dichiarato: noi bene per 30 minuti, poi è calata la concentrazione. Vero che il fallo antisportivo fischiato a Teodosic ha cambiato l'inerzia, ma noi non possiamo permetterci questi cali. Abbiamo provato tanti aggiustamenti, alcuni in questa serie sono stati mantenuti perché hanno avuto ottimi effetti, sono stati efficaci, altri meno e sono stati oggetto di un ulteriore cambio. Altri ancora hanno visto una contromossa vincente dei nostri avversari, a cui vanno i miei complimenti. Andiamo invece in Serie A2 perché conosciamo il nome della seconda promossa del campionato. Si tratta della Givova Scafati che ha schiantato Cantù e si è presa il paradiso dopo 14 anni di purgatorio ed inferno. Scafati torna in Serie A. Un 73 a 60 che è un risultato un po' bugiardo visto quello che si è visto al Palamangano già a metà della gara, l'intervallo lungo, il risultato diceva 40 a 19 per il gialloblu contro una Cantù che non è stata mai in partita e si è sprofondata anche a meno 25 durante il terzo quarto. Migliore della gara, Rodney Clark con 18 punti, dopo essere stato praticamente assente nelle altre quattro partite della serie. Incredibile come questa Scafati, che era partita senza i favori del pronostico, con un progetto che guardava anche più in là del singolo anno, della singola stagione, e senza troppe pressioni sia arrivata fin qua. È incredibile per chi non ha visto la crescita di una squadra fatta di talento diffuso, qualità media altissima, senza un giocatore nettamente superiore agli altri, di un'identità riconoscibile, di squadra intensa che poi palla in mano gioca un basket veloce, allegro, aperto, senza perdere però attenzione nella propria metà campo. Di una squadra che poi è fatta di giocatori più giovani rispetto all'anno scorso e di tanta, tanta voglia di riscatto. Tantissima, sia nei due giocatori reduci dalla scorsa stagione, Valerio Cucci e Capitan Rossato, ma anche in chi è arrivato. Basti pensare ad Ed Daniel, arrivato a Scafati ed in Italia per ritrovare se stesso. Basti pensare proprio a Rodney Clark ed Irissi Kanji, reduci da una retrocessione, seppur rimasta solo sul campo e non de jure con Sansevero. Basti pensare agli esclusi dalle squadre promosse dell'anno scorso, parliamo di Ambrosino, ma soprattutto di Diego Monaldi che con Napoli era salito da capitano. Parliamo poi di Rino De Laurentiis che era praticamente colonna dell'NPC Rieti, paradossalmente retrocessa in quel finale di stagione che ancora in tanti stentano a credere sia realmente successo. E poi il condottiero, un allenatore di cui si diceva un gran bene da tempo, che però era rimasto all'NPC Rieti con cui ha ancora un grande legame, e che a Scafati era stato chiamato al primo campionato di vertice. Al primo campionato in cui non bastava arrivare ai playoff, ma bisognava anche ben figurare, pur senza la pressione che aveva l'anno scorso la squadra. Ha avuto finalmente un roster lungo,
ed ha sfruttato appieno, riuscendo a far mantenere un ritmo alla squadra in maniera costante. Ecco, la gestione di Alessandro Rossi ha tanta importanza nell'obiettivo raggiunto. Alessandro Rossi è un coach che a Rieti si è visto scippare una Serie A2 che gli spettava di diritto, è arrivato a Scafati, come disse anche in una recente conferenza stampa, con voglia di riscatto e con rabbia, con la voglia di dimostrare. Ecco, Alessandro Rossi ha dimostrato di essere un tecnico che vale la Serie A1. E chissà, perché only sky is the limit, dicono negli Stati Uniti, che non possa dimostrare di valere palcoscenici anche più importanti della massima categoria del campionato italiano. Andiamo a parlare invece di mercato, perché ci sono ufficialità, ci sono rumors. A Brescia è ufficiale l'arrivo di CJ Massenburg con un biennale da 450.000 euro totali. Diventa poi italiano a tutti gli effetti, anche come tesseramento, John Petrucelli, confermato dalla formazione bresciana. Il giocatore è stato convocato anche da coach Pozzecco per i prossimi impegni dell'Italbasket. In casa Venezia invece sembra vicino l'accordo con Amedeo Tessitori, il pivot della nazionale, avrebbe ancora contratto fino al 2023 con la Virtus Bologna, con cui sta disputando le finali scudetto, ma esiste l'opzione d'uscita sia per il club che per il giocatore entro il 30 giugno di quest'anno. Cinciarini invece enigmatico sul futuro, l'ex ormai Reggio Emilia sembra chiudere la porta ad una nuova firma con il club biancorosso. Non so ancora dove giocherò, è ancora presto. Si muove invece il mercato di Treviso con l'ufficialità dell'ala forte classe 2000 finlandese Mikael Jantunen in arrivo dal Filù Ostenda, sempre nel settore lunghi. Sembra vicinissimo Paulius Sorokas quest'anno all'Open Job Metis Varese, mentre prende forza l'ipotesi Tommaso Guariglia, confermata anche dal DS Gracis. È uno dei profili che abbiamo seguito e seguiamo, è sicuramente tra i lunghi, uno dei più interessanti che militano in A2. Sassari invece ha confermato ufficialmente Caspar Treier e soprattutto Ousmane Diop, che in questi giorni è riuscito finalmente a ritornare nel suo Senegal, dove dopo ben 9 anni ha riabbracciato la sua mamma. Un momento commovente, un momento di affetto che era mancato per tanto tempo a questo giocatore che con tanti sacrifici è riuscito ad imporsi nel nostro massimo campionato. Tanti auguri e passa delle felici vacanze, Usman. Andiamo a vedere però il mercato stranieri, perché da una parte si prova a trattenere Gerald Robinson, perno della Sassari che ha stupito nella seconda parte di stagione agli ordini di Piero Bucchi, mentre per lo spot di ala piccola spunta il nome di Elijah Stewart, all'esterno quest'anno autore di oltre 14 punti in Basketball Champions League con il Cluj-Napoca. Andiamo in casa a Tortona, dove ci sono due ufficialità ed un rumor molto molto forte. È ufficiale l'ingaggio di Semaj Christon da Ulm. Il giocatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per il seguente. Ha lasciato invece ufficialmente Tortona Bruno Mascolo, che nel dare il suo addio alla formazione bianconera ha dichiarato: Tortona sarà per sempre casa mia. Invece in entrata il rumor per sostituirlo è quello sempre più forte di Leo Candi in uscita da Reggio Emilia. In casa Pesaro invece si rafforza l'ipotesi di un ritorno in panchina di Jasmine Repesa per il dopo banchi. Resta in pole position Attilio Kaja, ma la voce che porta al tecnico croato sembra sempre più ricorrente. In casa Milano invece il sogno Gallinari dovrà ancora aspettare. Il giocatore azzurro presente alle finali scudetto ha dichiarato: per il futuro voglio ancora l'NBA, almeno finché le gambe reggono, sogno l'anello. Milano vedremo poi in un futuro più remoto. Prendiamo la palla al balzo attraverso Gallinari per passare alle finals di NBA. Steph Curry non segna? Mette a referto la prima partita senza triple dall'8 novembre 2018, addirittura quasi 4 anni. Nessun problema. Ha
togliere castagne dal fuoco dai Warriors ci pensa Andrew Wiggins, l'ex Minnesota fattura 26 punti e 13 rimbalzi, risultando decisivo per il 104 a 94 che vale il 3-2 nella serie contro i Boston Celtics, che vedono una gara in cui per la prima volta si prendono questo terzo quarto fatidico, sempre appannaggio dei Warriors, ma non riescono a reggere il ritorno avversario nel quarto periodo. Miglior realizzatore Jason Tatum con 27 punti. Ora la serie torna quindi al TD Garden con i Celtics, che sperano di provocare un altro trasferimento nella baia per andarsi a giocare gara 7, ovvero il più classico dei chi vince regna. Vi diamo quindi appuntamento ringraziandovi di averci seguito. A dopodomani, venerdì, sempre qui, sempre sul parquet di In The Paint. Ciao a tutti. Amici di In The Paint, ultima ora abbiamo un'ufficialità nel mercato. Mattia Udom è un nuovo giocatore della Dolomiti Energia Trentino. Da poco è stato ufficializzato il trasferimento del giocatore in forza all'Epicasa Brindisi durante l'ultima stagione. Vi ringraziamo come sempre della vostra fiducia e ci vediamo come sempre venerdì, sempre sul parquet di In The Paint. Ciao a tutti. We're coming on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole